Ringraziamo professor Vacca e adesso passiamo alla seconda relazione, che è dedicata al dibattito sul centenario e alle celebrazioni del 61. Questo paese si è trovato 3 volte a fare i conti con la propria storia di unificazione: nel 1911 per i 50 anni, nel 1961 per il centenario e nel 2011. Abbiamo visto ieri le difficoltà che abbiamo oggi a celebrare questo 150esimo. Gianluca Forco ci racconterà invece che cosa sono state quelle celebrazioni del 61 che il professor Stuart Wolf, giovane studente arrivato dall'Inghilterra, ieri ci narrava. Centro delle celebrazioni era stato Torino, rispetto alle celebrazioni dell'11 c'erano state 2 guerre mondiali, una dittatura, c'era un paese in pieno boom economico, c'era una situazione diversa. Quindi adesso Gianluca ci racconta le celebrazioni del 61. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Anch'io cercherò di sfrondare il mio intervento da una serie di riferimenti storiografici più interni, più accademici che avevo preparato. Spero che l'esperimento riesca. Non ho, diciamo, il mestiere del professor Vacca, quindi insomma spero comunque che l'esperimento riesca e che non risulti noioso. Per aiutarmi comunque ho una traccia scritta che fa da timone, e quindi confido, insomma, di non perdere il filo della narrazione. Eventualmente poi comunque spero che nel dibattito certi temi e certi approfondimenti possano essere ripresi. Dunque, io molto modestamente cercherò di parlare brevemente delle celebrazioni del 61, inquadrandole nel contesto più generale del dibattito sul centenario e anche legandole al dibattito sulle trasformazioni in atto nell'Italia di quegli anni. Per i più giovani, appunto, dobbiamo ricordare che l'Italia tra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 vive il cosiddetto miracolo economico, cioè quell'ulteriore balzo industriale di modernizzazione che inserisce, diciamo, definitivamente l'Italia tra i paesi industrializzati più avanzati. Quindi prende forma, si plasma in modo tumultuoso, molto, insomma, affascinante, interessante, devo dire, l'Italia praticamente dei nostri giorni. Insomma, è fondamentale studiare quegli anni per capire poi prosieguo della storia d'Italia fino ai nostri giorni. Per motivi di tempo non mi soffermo sul lungo iter organizzativo delle celebrazioni, che pure ci dice una serie di cose interessanti e che di fatto copre tutta la seconda metà degli anni 50, già nel 56-57, insomma, ci si inizia a preparare per organizzare le celebrazioni. Però, insomma, mi preme più arrivare poi agli anni cruciali che ci interessano. Una prima accelerazione del dibattito politico sulle celebrazioni avviene nella primavera del 59, perché nella primavera del 59 si discute alla Camera una proposta di legge avanzata da 2 illustri esponenti della Democrazia Cristiana, partito allora, insomma, di governo e perno insostituibile, insomma, della politica, elemento centrale della politica italiana. E questi 2 illustri esponenti sono Giuseppe Ermini e Antonio Segni. Segni di lì a poco diventerà Presidente della Repubblica, insomma, per darvi un'idea, insomma, dell'importanza del personaggio. E questa era la legge che definiva il contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'unità nazionale. Gli obiettivi di questo contributo straordinario erano quelli di promuovere una migliore conoscenza della storia del risorgimento e della fase storica successiva, indagare sugli effetti dell'unità sulla vita degli italiani, indagare sulle forze economiche, sociali e civili e culturali che concorsero al processo di unificazione. E devo dire che, insomma, la cosa che colpisce positivamente è un'apertura del discorso storiografico a una serie di piani che quindi non si esauriscono semplicemente nel discorso politico-militare. Quindi vediamo, insomma, che il rinnovamento degli studi storici, allora in atto, in qualche misura traspare, insomma, negli intenti degli organizzatori, cosa non scontata e che, diciamo, colpisce positivamente. E poi un altro riferimento interessante è che l'unità italiana veniva sempre ricondotta negli intenti del disegno di legge all'orizzonte europeo. Cioè troviamo sempre citato l'elemento dell'Europa, a volte in forme
retoriche, se vogliamo inevitabilmente retoriche, però dobbiamo ricordare che questi sono anche gli anni in cui si è formata la Comunità Economica Europea, l'Italia è tra i paesi fondatori e quindi in generale è molto forte negli organizzatori e negli ideatori delle celebrazioni il dato che parlare di nazione adesso vuol dire inserire la nazione fortemente nella dimensione europea. E quindi in qualche modo si ricordano le glorie nazionali, però il processo del risorgimento tende a essere presentato come uno dei grandi fatti europei che concorrono a plasmare poi l'Europa dei nostri tempi, un'Europa in cui le nazioni non si fanno più la guerra ma collaborano pacificamente. Una cosa che va anche al di là di questo disegno di legge e che poi insomma su questo ci torneremo. Però si vede molto forte, quindi è una differenza fondamentale se vogliamo fare un raffronto tra il 1961 e il 1911, questo discorso dell'elemento europeo. Ecco, su questo disegno di legge ci fu un dibattito alla Camera abbastanza vivace, in particolare ci fu un attacco dei parlamentari comunisti, il Partito Comunista è allora il principale partito di opposizione, che rivolsero una serie di accuse alla maggioranza. E in particolare, sintetizzando, queste accuse consistevano nell'accusa appunto di non aver informato adeguatamente la Camera del programma delle celebrazioni, di come venivano organizzate ed ideate le future celebrazioni, si accusò il governo di non avere mai esposto un piano preciso e si accusò praticamente il governo di aver scavalcato la Camera e di non avere ad esempio formato una commissione nazionale comprensiva di tutte le diverse culture e famiglie politiche per discutere sul programma delle celebrazioni. Alla fine la legge venne approvata, vennero stanziati poco più di 300 milioni per gli istituti storici regionali, un contributo lievemente, relativamente limitato, però insomma fu un'occasione per un primo dibattito. Però insomma adesso non possiamo entrare nel dettaglio della produzione che derivava da questi finanziamenti, però insomma fu un primo, ecco, mi interessava parlarne perché fu una prima occasione anche di dibattito. La cosa interessante è che non ci fu invece un dibattito parlamentare per la successiva e molto più importante legge di stanziamento dei contributi straordinari per le celebrazioni complessive del centenario, cioè per la legge successiva che venne approvata di lì a pochi mesi e dove c'era il grosso dei finanziamenti, dove al di là degli istituti storici si finanziavano proprio le grandi celebrazioni, in particolare l'esposizione di Torino e altre iniziative prese nelle varie città italiane. E questo per il fatto che la legge non venne approvata in aula ma in sede di commissione nell'autunno, quindi la commissione parlamentare, nell'autunno del 1959. Cercando di ricostruire il dibattito che ci fu sotterraneamente in commissione si avvertono una serie di motivi di interesse, ad esempio venne in parte manifestata una riserva sul ruolo, secondo alcuni, eccessivamente preponderante assegnato alla città di Torino, che come anticipava Chiara appunto fu un po' il cuore pulsante delle celebrazioni. Possiamo ipotizzare che un certo riequilibrio di queste perplessità venne assicurato introducendo nelle manifestazioni torinesi l'allestimento di una pregevole mostra delle regioni, che è uno degli elementi più interessanti dell'esposizione del 61, la mostra delle regioni, che sfogliando insomma il catalogo emerge come una mostra insomma di notevole insomma spessore. Mostra appunto allestita con l'obiettivo di porre in risalto le peculiarità delle regioni italiane e il loro specifico contributo alla storia unitaria. Qui bisogna fare brevemente due osservazioni, che la scelta della mostra delle regioni sembra felicemente anticipatrice poi dei successivi sviluppi anche politici ed è legata al dibattito degli anni 60 sull'introduzione dell'istituto regionale che era previsto nella Costituzione ma che era rimasto congelato di fatto negli anni 50. E quindi la regione è un tema fondamentale nel dibattito sul centro-sinistra in incubazione. Qui, ecco, per i più giovani dobbiamo dire che all'inizio degli anni 60, tra il 62 e il 63, si forma una nuova coalizione di centro-sinistra nel nostro paese, basata in particolare sull'alleanza tra Democrazia Cristiana e Partito Socialista, che sostituisce la precedente formula centrista, che teneva fuori il Partito Socialista insieme al Partito Comunista dallo spazio governativo. Quindi siamo in una fase di delicato trapasso di formula politica e le celebrazioni risentono molto di questo, in forme che poi vi sarà impossibile mostrare adeguatamente, però ecco, lo diciamo subito. Ecco, una seconda osservazione è che nell'Italia di oggi, in cui tanto si declamano le virtù taumaturgiche e miracolistiche del federalismo,
non c'è stato assolutamente spazio per nulla che ricordi neanche vagamente un'iniziativa di questo tipo, quindi non per fare insomma il nostalgico del passato, ma questo anche perché non c'è più l'idea di un centro, cioè è molto meno forte l'idea di un centro intorno a cui si unificano le diverse specificità, ma sono le diverse specificità che vogliono anzi manifestare autonomamente le loro insomma, creazioni e il loro contributo, ecco, dall'idea del clima che è cambiato. Ecco, un altro tema che è legato al dibattito in commissione è la formazione nel maggio del 1960, in coincidenza col centenario della spedizione dei Mille, un decreto che stabilisce la composizione e le funzioni del Comitato Nazionale Italia 61, perché insomma tutto il carrozzone, diciamo, non in senso dispregiativo, delle celebrazioni rientra sotto questa denominazione, Italia 61. Questo Comitato Nazionale è formato da 39 membri. Ci sono parlamentari, rappresentanti del governo, i sindaci delle maggiori città coinvolte nelle celebrazioni, altri esponenti politici locali o di istituzioni culturali. E la presidenza del Consiglio Direttivo viene assunta dal ministro Giuseppe Pella, già presidente del Consiglio, illustre esponente di una certa parte della Democrazia Cristiana. All'epoca e in seguito si levarono denunce di lottizzazione, cioè del fatto che si erano fatte le quote, insomma, che quindi erano stati messi esponenti di tutte le culture politiche in questo comitato. In effetti, insomma, lo possiamo verificare, abbiamo esponenti un po' di ogni provenienza politica, e quindi vennero avanzate delle critiche. Qui, insomma, è la solita questione, quando insomma, si parla appunto di rappresentatività, no? Spartizione partitocratica, come sostiene tutto un filone, oppure rappresentatività democratica delle diverse componenti del Parlamento. Io, insomma, lo dichiaro apertamente da modesto nostalgico di quei partiti e della cosiddetta Prima Repubblica, opto molto per la seconda visione. E in particolare la mia interpretazione è che le precedenti critiche avanzate dentro e fuori il Parlamento sullo scavalcamento agli anni della Camera vennero in parte recepite formando un comitato rappresentativo nel senso più largo, e quindi in qualche modo funzionavano insomma, i rapporti tra i partiti, e le critiche venivano anche recepite, c'era insomma un modo di lavorare tra i partiti, tra i dirigenti politici, che teneva conto delle critiche, quindi c'era una dialettica parlamentare che funzionava insomma. Anche se poi dobbiamo registrare che all'atto della sua nomina il comitato si trovava uno schema programmatico delle celebrazioni già ben delineato. Quindi non si trattava tanto di programmare, ma di gestire il cammino di una macchina già avviata. Un altro momento interessante, su cui posso proprio dire due parole, però va detto, è il Consiglio dei Ministri dell'agosto 1960. È molto significativo perché ci troviamo dopo la bufera del luglio 1960. Governo Tambroni, incidenti di Genova e in altre città italiane, una situazione preinsurrezionale in una serie di città italiane. Morti di Reggio Emilia, insomma, quindi una situazione per certi versi drammatica, prende corpo un nuovo governo, uno dei primi atti di questo nuovo governo è proprio dare il via libera al programma ufficiale delle celebrazioni, e vedendo i materiali governativi di quel periodo vediamo molto forte il legame, molto presente insomma, il legame tra le celebrazioni e contemporaneamente le Olimpiadi che sono in corso a Roma. E anche nella stampa emerge fortemente un po' questo senso che le Olimpiadi e le celebrazioni del centenario sono le due vetrine del cosiddetto miracolo italiano. E quindi questo ci riconduce poi a un discorso che vorrò fare dopo. Quindi insomma, pur tra difficoltà, pur tra crisi drammatica come quella del luglio 60, pur tra difficoltà del sistema politico, pur tra contraddizioni drammatiche del modello di sviluppo che si stava innescando, c'era però questa fiducia di poter mostrare, no? Al mondo quello che l'Italia stava realizzando, sia a Roma con le Olimpiadi sia con le celebrazioni del 61. Ecco, il programma delle celebrazioni comprendeva tante città, grandi e piccole, da Firenze a Genova, da Trento a Ragusa, con una molteplicità di iniziative, dall'inaugurazione di opere pubbliche, mostre, convegni, inaugurazione di monumenti, manifestazioni, su cui si potrebbero dire una serie di cose interessanti, ma insomma, purtroppo il tempo è tiranno. Il centro fu Torino, e tra poco su questo torneremo. Sì, non so abbastanza bene. E nel marzo del 1961, in coincidenza appunto con la proclamazione dell'Unità d'Italia, ci fu insomma l'avvio ufficiale delle celebrazioni. Il 25 marzo 61 ci fu un importante messaggio alla nazione del presidente Gronchi,
pronunciato dinanzi alle Camere riunite, mentre contemporaneamente in molti consigli comunali e provinciali in varie parti d'Italia si riunivano in seduta straordinaria. Il discorso di Gronchi fu interessante perché dopo una parte in cui si rievocavano i fatti del Risorgimento e dopo aver un po' tratteggiato il cammino insomma, dell'Italia dopo il 1861, c'era una seconda parte del messaggio in cui ci si soffermava molto sui doveri del presente, in cui il Presidente appunto diceva che per un'effettiva libertà si doveva ancora percorrere molta strada nella realizzazione di una vera giustizia sociale. All'epoca i malevoli videro in questo discorso una specie di ricandidatura di Gronchi, il cui mandato scadeva nel 62. Su questo dibattito non posso entrare. In realtà la cosa interessante è che Gronchi in qualche modo nella parte finale del suo mandato si riallacciava al notissimo discorso del 55, quando insediato presidente praticamente diede il là all'apertura a sinistra, e quindi una volta di più emerge il legame tra le celebrazioni e il centro-sinistra in incubazione, che è un qualcosa che di fondamentale di cui bisogna tener conto, come oggi chi studierà le celebrazioni del 2011 dovrà fare riferimento al contesto politico generale dell'Italia dei nostri tempi. Lo stesso giorno il Presidente del Consiglio Fanfani deponeva una corona d'alloro al Pantheon dinanzi alla tomba di Vittorio Emanuele II, con la scritta «La Repubblica Italiana, Vittorio Emanuele, padre della patria». Contemporaneamente i ministri DC si recavano alle tombe di Cavour, Garibaldi e Mazzini. La cosa interessante è vedere la piena riconciliazione storica tra la classe dirigente cattolica e i cosiddetti padri della patria, che a suo tempo entrarono in fortissima polemica con la Chiesa e con le gerarchie ecclesiastiche, storia troppo nota per ritornarci. Vittorio Emanuele, la scomunica venne tolta sul letto di morte, no? Quindi dopo 100 anni, attraverso tutta una serie di cammini che qui non possiamo ripercorrere, quindi nazionalizzazione delle masse, i patti lateranensi e quant'altro, abbiamo una classe dirigente cattolica che rivendica pienamente come proprio il pantheon classico dell'unità nazionale. La chiusura delle celebrazioni, questo pure va detto, fu tra il 3 e il 4 novembre, il 3 novembre a Trieste, Re di Puglia, il 4 novembre al Vittoriano a Roma, e qui c'era la saldatura con un altro mito fondamentale della nazione, la Grande Guerra, e quindi anche qui di Tegnoto, tutta una serie insomma, di scenografie, riti, anche linguaggi, su cui insomma, ben altri studiosi più di me potrebbero insomma, raccontarvi delle cose interessanti. Ecco, come vi dicevo, il centro di gravità delle manifestazioni fu Torino, e intorno a Torino c'era la pluralità di significati, perché Torino era stato appunto il motore dell'unità, no? La prima capitale, la città dei Savoia, la città protagonista del moto risorgimentale, dell'accelerazione in particolare del 59-61. Ma Torino era anche stata una città che aveva trovato una straordinaria vocazione produttiva, ed era all'epoca il simbolo, insomma la città simbolo se vogliamo del miracolo economico, insieme a Milano per altri versi. E questa doppia valenza della scelta di Torino, la tradizione e la modernità, venne sottolineata costantemente nel corso delle celebrazioni. A Torino venne organizzata un'importante esposizione internazionale, Torino 61 appunto, visitata da milioni di spettatori, in particolare che ospitava tre rassegne, una mostra storica dell'Unità d'Italia, una mostra delle regioni italiane a cui facevo riferimento prima e poi una mostra internazionale del lavoro per illustrare, cito testualmente la definizione dell'epoca, sul piano mondiale il vertiginoso progresso tecnico e sociale e l'evoluzione del lavoro umano nell'ambiente nel quale esso si svolge. Quindi la mostra storica dell'Unità d'Italia e la mostra delle regioni che in qualche modo era il passato, la tradizione e rimandava a una dimensione più nazionale. La mostra internazionale del lavoro invece era lo sviluppo che c'era stato dopo, il piano europeo, la capacità dell'Italia di inserirsi tra le nazioni avanzate e quindi parlava al futuro. Quindi se vogliamo era veramente il cuore pulsante delle manifestazioni. Si potrebbero dire poi molte cose interessanti su come nasce Torino 61, su come viene organizzata, perché insomma ci lavorarono veramente delle persone di eccezione. Tra l'altro allora Torino era un grande laboratorio urbanistico, fu una delle prime città italiane a dotarsi di un moderno piano regolatore, a sperimentare i cosiddetti piani di zona, a lavorare sul fronte dell'edilizia popolare. È una città in cui c'è tutta una contaminazione particolare,
E quindi ci sarebbero tante cose interessanti, però mi preme più poi arrivare alle conclusioni, se vogliamo. Qualcosa però proprio vorrei accennare, insomma. Magari mi affido a dei dati che possono dare in sintesi l'idea dei processi in corso. In Piemonte tra il 1955 e il 1970 arrivarono oltre 720.000 emigrati, la grande migrazione campagna-città dal sud verso il nord, no? Quindi moltissimi di noi hanno le famiglie che hanno scelto, diciamo, la sede che hanno adesso in quegli anni, tra i 50 e 60, mentre milioni di italiani si rimescolavano, no? Quindi è una cosa che tocca le storie di tutti noi, no? Alla fine degli anni 60 Torino sarebbe stata la terza città meridionale d'Italia dopo Napoli e Palermo. Quindi al tempo d'Italia 61 c'era tutto un mondo di baracche, di alloggiamenti provvisori alla periferia delle città, in cui i nuovi arrivati spesso subentravano ai baraccati della Seconda Guerra Mondiale, perché poi le città italiane recavano recenti ferite urbanistiche legate alla Seconda Guerra Mondiale. E quindi Torino 61 arriva in un momento in cui a Torino, ma in tante altre città del nord, c'è una drammatica difficoltà nel soddisfare una nuova domanda di alloggi, di sanità, di istruzione, eccetera. E se vogliamo, questo ci aiuta anche a capire i gravissimi scontri che di lì a poco, di lì a un anno, nel 62, scoppieranno a Piazza Statuto a Torino. Uno storico, Marco Merigi, che ha scritto una breve storia dell'Italia settentrionale, con, diciamo, un gioco anche terminologico, secondo me molto felice, contrappone Italia 61 a Italia 62. Italia 61 è quello che sto cercando modestamente di raccontare. Italia 62 è Piazza Statuto, l'esplosione di queste contraddizioni che allora c'erano, insomma, no? E lo stesso Merigi aggiunge testualmente: a Milano e a Torino ora si ascoltavano a ogni angolo di strada nuovi dialetti. Quindi, se vogliamo, aggiungo io, la mostra delle regioni, ospitata dall'esposizione internazionale, era una realtà pulsante nei vicoli, nelle strade delle città italiane in quegli anni. Quindi, per dire che allora ci fu una classe dirigente che riuscì a costruire un qualcosa che parlava bene o male agli italiani dell'epoca, intercettava un senso comune e un'aspettativa per il futuro. Questo secondo me è un altro motivo di riflessione rispetto a chi sta cercando invece di riflettere alle celebrazioni del 150enario. Ecco, chiaramente con i lavori vennero abbattute tutta una serie di alloggiamenti provvisori, tra cui ad esempio le famose baracche di Corso Polonia, che arrivavano proprio nel centro cittadino e che la stampa del novembre 56 definiva, cito, un paese costruito di assicelle, mattoni e lamiere, tenuto insieme da spago e fil di ferro. Fine della citazione. In un'area di circa 30 ettari venne costruito un quartiere ex novo, Italia 61, valorizzando una zona tra la collina, il Po e gli impianti industriali, alle porte delle autostrade per il sud. E gli impianti industriali e le autostrade erano i nuovi simboli del progresso in corso e di fenomeni che stavano erompendo, come quello della motorizzazione di massa. Qui ci sono un'altra serie di temi molto interessanti su cui però sorvolo, controllo un attimo l'orario per non rispettare i tempi, ma sfrutto, ecco, dovrei aspettare altri 10 minuti per non strozzare poi il discorso finale. Ecco, quindi è così. Torino 61 fu una cosa grossa, visitata da milioni di spettatori, ebbe una copertura mediatica molto interessante. Tra l'altro c'è uno studio abbastanza recente di una giovane, insomma, ricercatrice, Marilisa Merolla, su cui avrei voluto soffermarmi, però per scelte di tempo ho tagliato questo dalla mia relazione, che fa un quadro molto affascinante di come rispetto al 1911 abbiamo un giubileo della nazione legato al mondo delle comunicazioni di massa, della televisione, insomma, e di altri sistemi, insomma, quindi insomma ci sarebbe da dire molto su questo. Un flash poi sul fatto che sarebbe anche interessante esaminare la vicenda di alcune manifestazioni nazionali che resero omaggio al 150esimo, su cui secondo me ci sarebbe molto da dire. Non so, il Festival di Sanremo del 1961, il Giro d'Italia del 1961, altra icona nazionale che partì da Torino e rese omaggio in più occasioni al centenario. Il Palio di Siena, che ebbe due edizioni dedicate a questo nel luglio del 60, e poi l'edizione straordinaria del 5 giugno 1961. Anche qui ci sono dei materiali che potrebbero, diciamo, parlare molto, soprattutto allo storico che si occupa di miti e simboli nazionali. Invece ho preferito più modestamente ripiegare sulla spina dorsale politica.
Ora, sarà bene invece adesso, nella parte conclusiva del mio intervento, soffermarmi sul dibattito un po' tra le famiglie politiche che ci fu mentre le celebrazioni si svolgevano. E qui dobbiamo innanzitutto dire che c'è un precedente molto significativo, che è quello del 1948, studiato da Massimo Baioni. Nel 1948, mentre la democrazia italiana si stava formando, ci fu il centenario della prima guerra d'indipendenza e la celebrazione di questo centenario coincise col clima incandescente delle elezioni del 18 aprile del 48 e ci fu una polarizzazione per certi versi drammatica che ricalca la polarizzazione dello scontro elettorale tra il fronte popolare con l'icona di Garibaldi, che veniva quindi risorgimento alla resistenza, non a caso celebrata come secondo risorgimento, e invece lo schieramento egemonizzato dall'ADC e dalla propaganda cattolica, che invece tuonava contro la sinistra, che avrebbe aperto le porte allo straniero. E qui c'è il famoso manifesto dell'epoca con il vittoriano travolto da un gigantesco orso sovietico, insomma, che dice più di tante parole. Entrambe le parti tendevano a presentarsi come autentiche depositarie delle tradizioni nazionali e del risorgimento. Per contro si tendeva a delegittimare lo schieramento avversario presentandolo come antinazionale, estraneo alla nazione, eccetera, eccetera. A Torino e in altre città si arrivò proprio a una contrapposizione di celebrazioni, manifestazioni separate, tutto un programma separato, insomma, con polemiche reciproche, con una particolare virulenza a Torino, dove insomma, la tradizione sabauda continuava a operare in un certo modo. Ecco, nel 61 invece noi notiamo proprio un percorso in termini di distensione e di rasserenamento che ha conosciuto la politica italiana lungo i perigliosi ma costruttivi anni 50, e quindi notiamo che non c'è più questo bipolarismo esasperato, non c'è più questa corsa sfrenata alla delegittimazione, anzi si accolgono in parte le ragioni dell'avversario, e se vogliamo al bipolarismo subentra quello che potremmo definire un tripolarismo, almeno rifacendoci allo schema abbastanza utile che diciamo utilizza Emilio Gentile nel suo libro sulla Grande Italia, su cui ci sarebbero tantissime cose da dire, ma insomma non possiamo. Subentra quindi un certo tripolarismo, in cui insomma tre vertici sono da una parte l'ADC e il mondo cattolico, dall'altra la sinistra, in particolare mi sono occupato dei comunisti, anche perché i socialisti hanno un ruolo particolare su cui pure insomma, ci sarebbe da dire. E poi insomma quello che potremmo chiamare il filone liberal democratico, che chiaramente poi ha al suo interno insomma, un mare magno, nel senso al suo interno ci sono esponenti molto più democratici, esponenti molto più conservatori, però comunque in qualche modo può assumere la configurazione di un terzo polo. Proprio in soldoni vi dico un po' quello che dicono i tre schieramenti, insomma. DC e il mondo cattolico tendono a presentarsi come veri eredi del risorgimento. I realizzatori dell'unità morale della nazione, quindi si dice la vera unità morale della nazione si è avuta dopo insomma, l'entrata, insomma, dopo l'avvento dei partiti di massa e quando i cattolici, che rappresentano la vera continuità insomma, della storia nazionale, arrivano al potere, se vogliamo il cerchio si chiude, insomma, e quindi rispetto a una classe liberale in cui c'era sempre stato alla fine un distacco tra governanti e governati, con l'ADC, con l'ADC interno del sistema politico, abbiamo iniziato invece una fase storica in cui questo cerchio si chiude. Secondo me sembra una legittima rivendicazione da parte di un serio partito di massa, insomma. Chiaramente ci furono tutta una serie di polemiche su cui non posso entrare, insomma, in particolare in occasione di una visita in Vaticano per il centenario da parte del Presidente del Consiglio, in cui il Papa tenne un importante discorso in cui l'unificazione italiana veniva presentata come disegno divino, insomma, quindi personaggi anche con obiettivi molto diversi, Cavour, Garibaldi, Mazzini, ognuno nel proprio ambito, alla fine concorsero a realizzare, no, l'obiettivo dell'unificazione, che è stato poi l'inizio di un percorso positivo. Quindi insomma, polemiche a non finire, insomma, no? Si accusarono i cattolici di rimuovere quella che era stata la loro opposizione alla creazione dello Stato nazionale, a Roma capitale e quanto vogliamo. Qui insomma mi scuso però in grandissima sintesi, insomma. Comunisti e socialisti pure fecero molto, insomma, a proposito del centenario a livello di riflessione, in particolare è da segnalare la riflessione che venne condotta da Palmiro Togliatti, che allora era il leader, insomma, del Partito Comunista e che entrò
però in polemica anche sia con la propaganda cattolica sia con una parte insomma dello terzo polo, quindi qui è stata giustamente richiamata la polemica con tutto il terzo polo, la polemica con Rosario Romeo, su cui ci sarebbe da dire, però insomma, visto che insomma alcune cose le ha dette l'illustre relatore che mi ha preceduto, mi trattengo anche per motivi di tempo. E poi c'è insomma un filone liberale, qui ecco, sul filone liberale vorrei chiudere, mi scuso se prendo un minuto però per non lasciare il discorso a metà. Ecco, questo filone diciamo liberal democratico, che poi in realtà per molti versi era liberal conservatore, molto spesso si atteggiava a erede più prossimo della classe dirigente liberale ed entrava in polemica con i partiti di massa, che a loro giudizio rispondevano invece a delle chiese sovranazionali, che quindi utilizzavano il tema della patria solo a fini strumentali, no? Quindi secondo me c'era, da parte di questo filone c'era l'enorme sottovalutazione del ruolo dei partiti di massa e dell'irreversibilità del mutamento storico e della sofisticata operazione culturale avanzata dal mondo cattolico in quegli anni, no? E quindi tutta una serie di lamentazioni sul venir meno del sentimento nazionale, che per molti versi ricorda anche un po' il dibattito che c'è stato negli anni 90. Ricordo questo pregevole saggio di Rusconi, se cessiamo di essere una nazione, ma qui insomma ci sarà insomma Tommaso Paris a parlare, però devo dire insomma che chi poi secondo me ha parlato negli anni 90 di morte della patria in sostanza si è inventato poco, cioè ha ripreso tutto un filone che da decenni ormai lamentava la pretesa morte della patria. Ma in particolare la cosa che secondo me va accolta criticamente e negativamente è il fatto che questo filone liberale parla molto spesso in termini dispregiativi del nuovo cittadino repubblicano. Cioè si dice, no, mentre nell'Italia liberale c'era una certa idea di cittadinanza virtuosa, mentre il fascismo a suo modo ha costruito un'idea di cittadinanza, nella Repubblica questo non sta accadendo. Ci sono tante cose belle scritte nella Costituzione, ma in realtà che cosa sta accadendo? Una corsa sfrenata ai consumi, alla tutela dei propri interessi familiari, alla tutela dei propri interessi corporativi. L'Italia degli anni 60 diventerà questo, non c'è più un'unione, non c'è più un centro, questo dice questo film. Ma questo secondo me in parte si coglie certe delle generazioni, però c'è una svalutazione secondo me molto grave del nuovo patto sociale che è stato scritto dopo il 1945, non solo in Italia, ma in tutta Europa, e su questo devo rimandare a un libro fondamentale, secondo me, uscito recentemente, il libro di Leonardo Paggi, sulla Repubblica Italiana che nasce dalla guerra, in questo discorso della nuova cittadinanza, legata quindi all'antifascismo, ai partiti di massa, ma affrontato a un livello ideologico, ma basato sul rifiuto della guerra e sul nuovo patto produttivo, è molto forte, insomma, no? Quindi c'è una nuova cittadinanza che emerge, basata sull'accesso a consumi e servizi, e che inaugura e che insomma caratterizza un ciclo economico che in Italia arriva almeno fino ai primi anni 80. E d'altra parte, se ci pensiamo, la stessa costruzione europea del 57, ci sono stati i trattati di Roma, si basa proprio anche identitariamente su questa speranza e promessa di nuovo benessere, unendo le forze tra i diversi popoli europei. Non è poco. Chiudo il mio intervento con una citazione da una recente intervista a Giuseppe De Rita, presidente del Censis. Chiaramente ci sono moltissimi personaggi che hanno parlato di questi temi, però la cosa che mi preme è che De Rita parla dell'Italia degli anni 60 in rapporto alle celebrazioni, questo se lo sfrutto, diciamo, per euro. Dice De Rita in una recente intervista: le celebrazioni in Italia sono sempre state una cosa funeraria, è sempre meglio evitarle, anche se io ricordo il 1961, il centenario. Allora le celebrazioni riuscirono molto bene. C'era una sorta di speranza che l'Italia sarebbe diventata grande, che ci univa tutti. Uscivamo dal fascismo, dalla guerra e stavamo diventando ricchi. In quel momento, tra il 55 e il 75, l'unificazione dell'Italia è stata fatta da un modello di sviluppo economico, in cui ancora oggi troviamo identità. Fine della citazione. Cioè, praticamente l'unificazione politica, il centenario dell'unificazione politica del 61 veniva celebrato mentre stava avvenendo una nuova unificazione materiale, economica, consumistica e linguistica. Cioè, rifacendoci alla famosa frase del D'Azeglio, l'Italia è fatta, adesso bisogna fare gli italiani, in buona misura stavano finendo di farsi negli anni 60 con le autostrade e anche con i quiz di Mike e Buongiorno, perché il ruolo della televisione vuole riportare a un linguaggio unificato nazionale, insomma, non lo scopriamo adesso.
In ultima analisi, guardando complessivamente le celebrazioni del 61 e il dibattito che intorno a esse si sviluppò, risulta confermata la regola che ogni celebrazione non illumina tanto il passato che viene celebrato, ma piuttosto il presente in cui si celebra, e in una certa misura va